Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste. Ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato vieni sul fronte dello scrigno, dove è mistero la tua complicità. Ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami. Ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Organizza la notte, la mattina, qualsiasi orario, tutto quello che c'è da organizzare. Allora presenti la nostra fotografa, diciamo che è fotografa ma è un artista, perché è anche così, Barbara, lo vedo, che è anche figlia di Palermo, proprio ci viene a dire che è di Palermo, ma ce lo chiamano che è un grafico, che vedremo prossimamente una grossa svolta nell'organizzazione. Allora, come ho detto prima, l'ho presentata come brava perché ci tenevo a rimarcare il successo ottenuto a Forio con la sua mostra d'arte, ora nella veste più di fine dicitore, perché leggerà una così e poi insieme a me premiamo appunto i vincitori. Io darei il microfono a Nunzia Zambani. Allora, prima di leggere la poesia, continuiamo con i ringraziamenti. Io devo leggere perché sono tante le persone da ringraziare che non vorrei saltare qualcuno. Quindi cominciamo con buonasera. Buonasera da Lenois, acronimo di Le nostre isole, che sta ad indicare ormai da un lustro la sigla dei progetti ideati da Bruno Mancini con la direzione artistica di Roberta Panizza. Un grande ringraziamento a tutti voi presenti ed un saluto affettuoso ai nostri amici e pionieri che, pur avendo collaborato costantemente alla creazione e alla divulgazione dei nostri progetti, non sempre hanno l'opportunità di parteciparvi.
a Roberta Panizza, che è direttrice artistica, certamente, ma anche ad Antonio Mengarini, Maria Luisa Neri, Enzo Sprecacenere, Katia Massaro, Lucia D'Ambra, Liga La Pisca, Enzo Sabbia e da tanti tanti altri che mi scuseranno per non averli citati, ma che sanno bene di quanta parte hanno i nostri pensieri affettuosi. Innanzitutto ringraziamo la famiglia Buono, proprietaria degli splendidi hotel Parco Verde e Hotel Delfini di Ischia, per averli messi a nostra disposizione, consentendoci di attivare questa casa della cultura. E ringraziamo l'artista manager Guerrino Cigliano, che dirige con maestria, per la sorridente accoglienza con la quale è sempre disponibile a rendere simpatici i nostri eventi. Ringraziamo ovviamente qui presente assessore al turismo della città di Ischia, Giosuè Mattella, anche il sindaco Giosi Ferrandini e tutta l'amministrazione comunale, per aver recepito la nostra istanza di essere considerati protagonisti culturali accreditati nei programmi del nostro comune, pur non presentandoci sotto una veste associativa. Non ci siamo mai costituiti in un'associazione per una ragione di principio, poiché siamo fermamente convinti che l'arte e la cultura non sopportino per propria natura d'essere etichettate, né tantomeno d'essere rinchiusi in schemi associativi. Questo non significa assolutamente che il nostro gruppo non abbia omogeneità di indirizzi e coerenza di comportamenti. L'attuale amministrazione del Comune di Ischia, per prima sull'isola, ha avvallato la nostra disinteressata funzione sociale, culturale e turistica, e ciò certamente anche in virtù dell'efficace opera di verifica e di controllo effettuata dalla sua funzionaria Anna Fermo, alla quale noi rivolgiamo il nostro ringraziamento. Il gruppo dei Nois, come è stato detto, su Facebook ha superato 10.000 iscritti, ma questo è solo pochi mesi di attività. E l'obiettivo di dei Nois, detto molto sinteticamente con uno slogan, è quello di far riconquistare alla poesia in particolare e all'arte in generale il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana. I nostri progetti sono sempre aperti a tutti gli artisti che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo indicato. Oggi, come già è stato accennato, premiamo due studenti del liceo artistico regionale, Ciro Michele Esposito e il liceo artistico Santo Stefano di Camastra, Messina, il preside professor Antonio Cesario, vicepreside professoressa Alda Seminara, i quali, seguiti dalla direzione didattica delle professoresse Carla Miceli e Carroccia Elisa, si sono cimentati nel premio per la realizzazione della grafica per la copertina del CD Nelle bugie dei sogni, ottenendo Marco Longo il primo premio e Umberto Martino il secondo premio. Noi ci proviamo come meglio possiamo, voi aiutateci se, come e quando potete. Volevo solamente dire che dopo la prevenzione non è andata, c'è una sorpresa, mi credevo che adesso la scoprivi, meno male che la scoperto. Dopo la premiazione c'è una bellissima, sia commentata per il personaggio che andremo a presentare. Allora la poesia? Non vogliamo fare una premiazione? Sì, sì. Allora facciamo la premiazione. Allora, prego. Deve presentare chi è il primo premio, Marco Longo. Thank you.
dal comune di Ischia, dall'amministrazione comunale della città di Ischia, Marc Russo, primo premio per la realizzazione grafica della copertina del CD musicale nelle due giorni sono Ischia 23 luglio 2014, Assessore al Turismo. Isole, progetti culturali ideati da Bruno Mancini, direttrice artistica Roberta Panizza, assegna il primo premio per la realizzazione grafica della copertina del CD musicale Bugie dei Sogni a Marc Longo, Ischia, 23 luglio 2014, Bruno Mancini. Good night to everyone. I just want to say thanks to Bruno Mancini, Enzo Salvio, and giving the opportunity for us to have this competition on making the cover of the CD. And I'm very grateful that I ended up getting chosen to win. And the hospitality has been brilliant. I'm very grateful for the prize that we received, staying in this hotel. It's been a blessing in disguise. And yeah, thanks everyone for being here. Comunque ha ringraziato tutti, ha ringraziato ovviamente il signor Mancini per la competizione e quindi il premio che hanno raggiunto, è stato qui e ha apprezzato molto, diciamo, questo periodo di vacanziero e ci ha detto che ci vedremo presto, non so dove, però va bene, grazie di tutto. Grazie Martino, che qua abbiamo però nasconde napoletane. E quindi premiamo anche il secondo premio, Umberto Martino, sempre per la realizzazione grafica della copertina CD musicale di Bugie dei Sogni. E diamo anche il premio l'attestato Le Nois, sempre italiano. Mi chiamo Umberto Martino, frequento, come detto prima, il liceo artistico Cirico Michele Esposito a Santa Stefano di Camastra. Sono molto onorato di essere qui. Un ringraziamento speciale a tutti voi, ma in particolare a Bruno e anche a Enzo Salvio. Che dire di altro? Ci stiamo divertendo molto e... parte l'edizione di Sant'Anna 2014, per cui abbiamo degli impegni anche a Schiavonte. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Buona serata.
adesso siamo in sette, marmocchi su c'era e noi due, e per compenso sgobo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato a un fratto, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia, la tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra di Lubischero, i sensi atrofizzati in dormiviglie indotte, l'ombrico e la mela, per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro che non mi scherò, la mente assente, dalla pelle respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite.